Novità forse più grande, vabbè, al di là dei relatori ogni anno diversi dell'International Meeting, c'è la piazza. Quest'anno non è progettata all'interno dell'associazione Archetypos, ma è stata progettata sì anche all'interno dell'associazione Archetypos, ma soprattutto utilizzando un grande paesaggista londinese di origini cecoslovacche, che è Peter Finke, che è anche un artista più che un paesaggista. E ci sarà il grande uso del colore. Peter Finke è un personaggio eclettico che usa il colore in maniera molto contrastante, molto forte. Ci sarà questo rosa fucsia, che è l'elemento che sarà dominante dell'allestimento di Piazza Vecchia, che probabilmente farà anche molto discutere. E noi fa piacere perché iniziamo a introdurre non solo un allestimento di giardinaggio, di semplice giardinaggio, ma anche un allestimento con delle connotazioni artistiche. Significativo appuntamento anche gli aperitivi di paesaggio, anche questi caratterizzeranno questa edizione. Ecco, cosa sono questi aperitivi? Ma sono dei piccoli incontri con dei relatori magari abbastanza famosi, fatti in un ristorante, nostro partner. E quest'anno abbiamo la fortuna che siamo stati sollevati dall'organizzazione. Quest'anno una scuola privata, che è l'High School, ha deciso di prendersene carico lui, quindi lei, lo organizzano. Ci sarà anche logicamente il rinfresco, perché è un aperitivo, quindi sì, ci sarà da bere e da mangiare, ma soprattutto ci sarà la parte dell'organizzazione gestita da loro. E in questo modo noi siamo anche molto contenti, perché iniziamo ad acquisire all'interno della nostra manifestazione eventi collaterali organizzati da altri, di cui noi diventiamo soltanto il motore propulsivo. Direi che è un evento importante non solo per Bergamo, ma anche per tutta la regione Lombardia, tant'è che oggi siamo qui a Milano, nella sede della regione, a presentare questo evento. Saranno 15 giorni particolari per Bergamo, ma ribadisco anche per tutta la regione Lombardia. Si parlerà in particolare del rapporto uomo-verde e di quanto il verde e il paesaggio più in generale facciano bene non solo alla salute dell'uomo, perché vivere ovviamente in un ambiente dove ci sono le piante, dove c'è il verde, fa star bene, ma fa bene anche e soprattutto alla mente dell'uomo. Insomma, lavorare in un posto dove insomma, in qualche modo c'è del verde, c'è della natura, ti fa lavorare senza dubbio meglio. Ecco, quello che vogliamo fare è far riflettere, confrontarci, far riflettere su questo e ovviamente anche, prima di tutto, riflettere noi come amministratori per capire che strada prendere, che strada far prendere anche agli altri, insomma, nella nostra progettazione, nella nostra progettualità per gli anni futuri. Un'iniziativa che noi senz'altro intendiamo sostenere. Abbiamo già messo a disposizione dalla Piazza Vecchia al portico della Biblioteca Angelo Mai, al portico appunto del Palazzo della Ragione, Casa Suardi per la Summer School, il teatro sociale, insomma, diciamo, noi sosteniamo in maniera convinta questa manifestazione perché rientra appunto nella nostra strategia di apertura della città al contesto europeo e più in generale internazionale, in un'ottica chiaramente di scambio culturale reciproco.